E poi abbiamo in chiusa, una riflessione su un'altra tematica di grande attualità. È una postilla che ci porta a riflettere sull'intelligenza artificiale. Io però le devo dire che leggendo il libro, per chi ha, come dire, avuto modo di vedere anche sui social la locandina dell'evento che annunciava l'evento di questa sera, io non sono il professore Enrico Arienma. Non c'è stato, voglio dire, un cambiamento di identità nel corso delle 24 ore, ma il professor Arienma, e questo anche quando ho letto uno dei gradi dell'amore, quindi l'amore filiale, professore Arienma, aveva un bene, una necessità superiore stasera, accudire la madre, e quindi io lo sostituisco, penso indegnamente, ma comunque farò del mio meglio, perché davvero l'autore merita il saggio che oggi presentiamo. Io leggendo le pagine del libro mi sono detta forse 9 gradi per ricordare un po' quel cammino scienziale di dantesca memoria, perché io ne avrei messo anche un decimo che non è una parte a sé, come per gli altri gradi, ma che io ho trovato in varie parti e che mi ha messo a dura prova, perché ho provato a fare l'esercizio di cui semmai parleremo dopo e ho avuto un po' di difficoltà. Però mi è servito, io non ricordo la voce di mio padre perché ero troppo piccola quando è venuto a mancare, però sicuramente è stato un momento importante e mi sono resa conto dell'importanza dell'amore degli assenti, che non sono solo gli assenti che non ci sono più, ma quelli che non fanno per ovvie motivazioni, parte più della nostra vita, ma che hanno segnato comunque la nostra esistenza. E quindi ai 9 gradi io aggiungerei, ma forse trasversale a tutti, anche questo decimo che è l'amore per gli assenti. Ma dicevamo, e poi le lascio la parola perché io sono un po' logorroica, parlo troppo, nel preambolo c'è proprio l'assunto da cui lei parte: io amo io, cioè la contemporaneità e diciamo l'egocentrismo, il narcisismo, l'individualismo, in un certo senso hanno preso il posto dell'amore, quindi lei parte, dice come superare, ed ecco che nasce la declinazione. Ora taccio perché tutte queste persone sono venute qui per ascoltare lei e non me, e le lascio la parola. Sì, grazie. Dunque, questo libro in effetti è un tentativo di vedere il lato positivo della nostra vita. Cioè, io ho dedicato diversi saggi, come quelli che appunto sono stati citati prima, alla critica radicale del nostro presente. Ho messo in evidenza punti di crisi, contraddizioni, malesseri, angosce. Ecco, e a un certo punto mi sono chiesto, ma da dove ripartiamo? Quale può essere il punto di partenza per poter concepire l'amore in senso positivo, la vita in senso positivo? E la mia risposta è stata che l'amore è l'unica energia che ci può permettere di rigenerare la vita, di ricostruire il mondo e di ritrovare la fiducia perduta nei rapporti con gli altri, con la stessa natura umana e con tutto ciò che caratterizza il nostro essere al mondo. Per questo ho voluto dedicare un libro all'amore e l'ho fatto partendo appunto da un capitolo iniziale in cui sottolineo questo aspetto, che noi viviamo nell'epoca del disamore.
Al di là della retorica trionfante che ci parla dell'amore come di un'energia universale, ma di cui alla fine si perdono le tracce nella vita corrente, la nostra epoca è contrassegnata dal disamore, o meglio, da un amore centrato su se stessi, in forma di egoismo, di egocentrismo, ma soprattutto di narcisismo, che è la nostra patologia principale. Noi non amiamo più il mondo, gli altri, le persone che ci sono accanto, perché amiamo troppo noi stessi. Siamo presi da questo amore specchio, da questo amore nei confronti di noi stessi. E il narcisismo è una forma di avarizia d'amore, perché tu l'amore non lo versi sugli altri, mentre la caratteristica dell'amore è proprio il dare, la gratuità, in qualche modo l'oltrepassare la propria dimensione individuale. Il narcisismo invece ti fa stare dentro te stesso e quindi ti fa vivere all'interno di questo amore autoreferenziale che amore non è. E anche quando incontriamo le altre persone, cerchiamo nelle altre persone lo specchio che riflette la nostra immagine. E quindi il narcisismo in qualche modo rappresenta il primo vero negatore dell'amore come forza universale. Quindi è stato necessario, prima ancora di entrare nel viaggio per gradi nell'amore, ripartire da questa premessa di ordine generale. Io aggiungo anche che un'altra forma di falso amore che caratterizza la nostra epoca è la declamazione d'amore per l'umanità in modo astratto, salvo poi dimenticare i rapporti con chi è più vicino, i rapporti con chi condividi la tua vita, i rapporti con chi hai da fare ogni giorno, i rapporti con chi sta male vicino a te. Ami le persone astratte perché lontane, remote, di cui non conosci nulla, e dimentichi la persona che soffre vicino a te. Ecco, quella è una forma finta di amore universale che in realtà traveste una forma di egoismo che però si paluda di ideologia della buona coscienza. E questo credo che sia un fatto abbastanza importante da sottolineare. Ecco, io ho concepito questo viaggio in 9 gradi, anche per assonanza, diciamo, dantesca, anche perché mi parevano abbastanza comprensivi delle tappe fondamentali del rapporto che noi abbiamo col mondo. Ed è vero che tra queste 9 tappe c'è anche una pagina dedicata agli assenti. Io preferisco dire che è un capitolo invisibile dedicato agli invisibili, perché parlando degli invisibili non si poteva dedicare un capitolo. Gli invisibili in qualche modo aleggiano in più parti di questo libro, perché oltre agli amori concreti, prossimi, carnali che noi abbiamo rispetto alle persone che ci sono accanto, c'è poi l'amore in forma di ricordo, in forma di rimpianto, in forma di memoria storica, che è rivolta verso persone che non ci sono più. Ed è un amore tenero, importante, alle volte anche struggente, che ci portiamo appresso e addosso e che a volte cancelliamo perché riteniamo che sia un inutile esercizio quello di parlare degli amori di coloro che non ci sono più. E invece fa bene alla salute, all'anima, fa bene agli stessi assenti, in qualche modo li riporta in vita. E quindi credo che anche quella sia una tappa importante. Ecco, invece i 9 gradi che io dedico all'amore sono gradi che in qualche modo attengono alla vita nostra di ogni giorno, ai rapporti con la prima persona con cui stabiliamo un rapporto d'amore, con la persona che amiamo, con cui facciamo coppia, con la famiglia, con la patria e con altri soggetti che poi via via incontreremo nel corso di questo incontro. La caratteristica di questo viaggio è che è un'ascesa e quindi si parte dai gradini più prossimi, più elementari, più vicini alla nostra vita, per arrivare poi a principi ancora più importanti, ma che avvolgono l'intero universo, che avvolgono, come dire, l'ordine dell'universo, perché è un ordine amoroso. E quindi l'amore diventa la chiave, il filo conduttore per poter eseguire questo percorso di conoscenza, di passione, attraverso varie forme che rappresentano il viaggio nell'amore. Io partirei, se d'accordo, proprio soffermandomi sul primo grado dell'amore, anche perché la prima cosa che viene spontanea quando si dice amore, amore vuol dire amare una persona, quindi l'amore di coppia, l'amore intimo. Io dico che c'è una cosa che precede l'amore nei confronti di una persona che noi abbiamo eletto al nostro amore, e
La cosa che precede è l'amore per la vita. Cioè, noi prima ancora di amare qualunque altro essere e qualunque realtà spirituale e materiale, dobbiamo amare la vita. Dobbiamo semplicemente accettare di essere al mondo e avere piacere di essere al mondo. Amare la vita è la premessa per tutti gli altri amori. Se hai un rapporto inverso con la vita, se hai un rapporto di ostilità, di fastidio, di insofferenza, se ti aspetti troppo dalla vita e quindi sei deluso e quindi sei in un rapporto di rancore e di odio nei confronti della vita, tu sei già fuori dall'orizzonte dell'amore. Quindi prima ancora di amare le persone che ti sono accanto, i principi che sostanziano la tua vita, devi amare proprio il piacere di svegliarti la mattina, il piacere di essere al mondo, la sorpresa di esistere, lo stupore di conoscere, il sorriso all'alba che si annuncia ogni mattina. Ecco, questo essere dalla parte della vita è il primo atto di amore che costituisce la nostra esistenza. E aggiungo un'altra considerazione. Grazie. Aggiungo un'altra considerazione, che quando parliamo dell'amore, naturalmente dobbiamo aver presente sempre l'antitesi, il contrario dell'amore. Ed io in questo libro insisto su una particolarità. Nonostante quel che si dice, che si pensa di primo acchito, il contrario dell'amore non è l'odio. Perché l'odio è un amore deviato, l'odio è una forma di sentimento, seppur rabbioso, seppur risentito, ma è ancora una forma di amore degenerato. La vera antitesi all'amore, il contrario dell'amore, è l'indifferenza. Cioè lo scivolarti addosso delle passioni, dell'interesse per l'altro, della cura per persone che tu hai e reputi importanti. Ecco, quando tutto ti è indifferente, sei ormai fuori dall'orizzonte dell'amore. L'amore si è gelato, è diventato frigido, non rappresenta più nulla di importante e di significativo. Quindi il contrario dell'amore è l'indifferenza. Questo mi pare un atto importante. Quindi io amo io è l'atto costitutivo della società del disamore. La risposta a questo io amo io è innanzitutto amare la vita, e poi via via si procede per gradi.